Per molti, la vincitrice morale di Miss Italia 2016 è lei. Paola Torrente si è classificata al secondo posto dietro la neoeletta Rachele Risaliti, ma mai una concorrente curvy era arrivata così in alto nella storia del concorso di bellezza. Campana 22enne, residente ad Angri, ma originaria di Sant'Antonio Abate, dalle forme generose, la sua bellezza tipicamente mediterranea la rende agli occhi di tanti spettatori degna della vittoria, alla faccia della taglia 46 orgogliosamente portata. Ecco il primo commento social di Paola poche ore dal verdetto che l'ha portata, comunque, nella storia. Finalissima di Miss Italia 2016 e Rachele si è aggiudicata la corona, ma io mi sono aggiudicata il primo posto nella storia per una curvy come me nelle ultime due e un'emozione unica che avrò per sempre. Il post Instagram è commentato da tantissimi fan che sostengono a gran voce come Paola Torrente, dal fascino indiscutibile, meritasse di vincere. La fase finale del concorso e l'elezione di Rachele Risaliti sono state peraltro tra le più controverse della recente storia di Miss Italia, soprattutto per la polemica sul video dell'agente della Risaliti, in cui la Torrente e le ragazze curvy venivano insultate pesantemente. Il dibattito sugli standard di bellezza femminile continuano, ma ciò non toglie che quella di Paola sia stata, in definitiva, una splendida vittoria. Chi se ne frega?